Adesso al dottor Giovanni Melillo, procuratore della Repubblica aggiunto di Napoli, è affidato il compito di delineare un po' il quadro normativo dei beni culturali. Credo che non pochi fra voi si saranno chiesti cosa ci faccia un procuratore a un convegno di direttori di biblioteche. Qualcuno avrà alzato il sopracciglio. Qualcuno avrà in qualche modo ricordato che i procuratori forse hanno avuto più ruolo nella storia della distruzione dei libri piuttosto che in quella della loro conservazione, più che i procuratori, diciamo genericamente i tribunali, siano essi religiosi, popolari, rivoluzionari, ma tra censura e distruzione fisica del libro credo che l'associazione di idee tra procuratore e biblioteche sia più connotata da elementi negativi. Forse anche per questo mi hanno messo in coda alle relazioni del giorno, così da suggerire un ruolo di sadico prolungatore dei vostri lavori. Però è anche vero che il diritto e quindi anche i procuratori, i giudici sono ricavati in tempi recenti un ruolo nella tutela del patrimonio culturale. Ed è un ruolo che è veramente soltanto recente, perché il primo documento di diritto internazionale è la Convenzione dell'AIA del 1907, che si limitava peraltro a introdurre il divieto di far bottino delle proprietà del nemico, e quindi anche quando capitasse delle biblioteche di ciò che vi era contenuto. Era veramente ancora poco sulla strada della protezione dei beni culturali, tanto che alcune associazioni, fra le due guerre, associazioni private, penso per esempio all'associazione al progetto dei santuari dell'arte della Società Olandese di Archeologia, iniziarono a ragionare intorno all'idea che i libri, le opere d'arte, come dire, fossero elementi costitutivi di un patrimonio non del singolo ma del soggetto, ma dell'intera umanità. Fu necessaria la durissima lezione del secondo conflitto mondiale per fare dei passi in avanti. Fu necessario, la Germania nazista, come noto, si distinse per una sistematica azione di saccheggio e di confisca delle opere d'arte, che non risparmiò certo le biblioteche. Basti pensare alla sorte della biblioteca Turgenev di Parigi o alla sorte della biblioteca della Cassa dei Gesuiti durante l'occupazione del Belgio, per tacere dei roghi e del bibliocausto che accompagnò sin dal 1933 la distruzione sistematica di sinagoghe e centri culturali ebraici nell'Europa orientale e nell'Europa centrale. Bene, proprio la sistematica violazione nazista delle norme contenute in quella vecchia e ormai antiquata convenzione del 1907 spinsero i primi tribunali, erano tribunali politici, a pronunciare le prime condanne in nome della tutela del patrimonio culturale. Il gerarca Rosenberg, che era stato il capo dell'Einsatzstab nazista, fu condannato proprio sulla base della Convenzione dell'AIA del 1907, e proprio quella lezione spinse la comunità internazionale a dotarsi di due strumenti nuovi, cioè la Convenzione di Ginevra sui crimini di guerra del 1949 e soprattutto nel 1954 la Convenzione dell'AIA sulla protezione dei beni nel caso di conflitto armato. Siamo ancora una volta soltanto nell'ambito del diritto bellico, quindi del diritto che si applica in caso di conflitto armato, anche se la Convenzione dell'AIA introduce il principio che il conflitto può anche non essere riconosciuto, almeno da una delle parti, risente ancora dei tradizionali limiti, pone il divieto di esportazione dai territori occupati, il divieto di distruzione di beni culturali, ma fa salvo il caso della necessità militare, ed è piuttosto vago nel definire la nozione di necessità militare. Fatto sta che tuttavia con la Convenzione dell'AIA si inizia ad avere una sedimentazione corposa di principi giuridici dettati a tutela del patrimonio culturale, e la Convenzione dell'AIA è la base di successive implementazioni di protocolli additivi che arrivano fino al 1999.
Siamo sempre nell'ambito del diritto bellico, ma viene consacrato il principio secondo il quale il patrimonio culturale, le biblioteche sono patrimonio dell'umanità, e questo consente di oltrepassare i conflitti nel territorio dei conflitti armati e anche dal punto di vista del diritto penale internazionale. Questo avviene con la convenzione, lo statuto istitutivo del Tribunale Penale Internazionale, perché questo statuto introduce il concetto di crimine contro l'umanità. Uno dei crimini contro l'umanità è il delitto di persecuzione contro gruppi o collettività dotati di una propria identità, ispirato da motivazioni politiche, religiose, culturali, etniche, e non vi è dubbio che attacchi estesi e sistematici al patrimonio culturale che definisce la memoria e quindi l'identità di un popolo possano essere considerati crimini contro l'umanità. Si è fatta applicazione di questi principi e di queste conclusioni proprio dinanzi al Tribunale per i crimini di guerra nella ex Jugoslavia, che è stato l'ultimo teatro a metà tra quello dei conflitti armati e dei conflitti civili, nei quali si è assistito a straordinarie opere di distruzione massiva di libri. Pensate alla sorte della Biblioteca Nazionale di Sarajevo, quella di Vukovar, quella di Zara, quella di Mostar, quella di Stolac. Tutto ciò è venuto a pochissimi meridiani, pochissimi paralleli da noi, a dimostrazione che poi anche i conflitti armati non sono scenari così lontani. Gli ultimi decenni naturalmente possono essere considerati come una storia coerente di espansione della base normativa di tutela dei beni culturali, in particolare della tutela offerta dal diritto internazionale. Dalla Convenzione dell'AIA si passa ai suoi protocolli, si arriva alla Convenzione UNESCO del 1970 che inizia a proibire le attività illecite di importazione, esportazione e trasferimento della proprietà di beni culturali. Vi è poi la Convenzione di Roma del 1995 sulla sottrazione e la esportazione illegali di oggetti culturali. Vi è anche un codice etico sotto l'egida UNESCO per il commercio di proprietà culturali, quindi anche dei libri, ma tutti questi testi, questi documenti non sottraggono l'osservatore alla sensazione che si tratti di una cornice ancora largamente incompleta. Tant'è vero che tutti i più recenti, l'attenzione della comunità internazionale, ma anche degli studiosi di questa materia, si è recentemente concentrata su un nuovo strumento, apparentemente molto lontano dalla materia della quale ci occupiamo, che è la Convenzione di Palermo sul crimine organizzato transnazionale. Voi direte: che c'entra tutto ciò con i beni culturali? C'entra per quattro fondamentali ragioni. La prima: l'esperienza dimostra che la stessa possibilità di distinzione tra crimine di guerra, crimine comune, crimine organizzato è sempre più vaga. La stessa differenza dei concetti di civile e militare è confusa e impalpabile nella maggior parte dei conflitti odierni, essendo invece chiaro che dove vi sono conflitti vi operano e prosperano gruppi criminali. La seconda: la criminalità organizzata svolge un ruolo sempre più invasivo sul terreno della sorte dei beni culturali. E questo perché la criminalità organizzata ha scoperto il mercato dei beni culturali come un luogo straordinariamente fertile per dare sfogo alle pulsioni di riciclaggio e reinvestimento speculativo. Qualche anno fa, svolgendo attività di indagine riferite peraltro a luoghi a voi molto cari, come quelli colpiti dalle stragi del 1993, appresi da un collaboratore di giustizia che l'intero mercato archeologico clandestino, quindi che faceva capo a un paio di figure di relativamente noti professionisti che erano tutti considerati espressione fiduciaria di una precisa cosca mafiosa, quella che fa capo ancora latitante a Matteo Messina Denaro. Non è un problema solo italiano. Pensate ad esempio al nesso comprovato che vi è
che vi è tra il sacco della Biblioteca Nazionale dell'Archivio Nazionale di Baghdad nel 2003, un sacco che ha fatto impallidire il ricordo dell'attentato al patrimonio culturale arabo che nel 1258 fu portato da Genghis Khan, il nesso tra quel sacco e il controllo dei mercati, dei canali di esportazione di testi fondamentali per la salvaguardia della memoria della cultura araba. Il mercato clandestino internazionale si alimentò per anni di preziosi volumi tra antiche edizioni delle Mille e Una Notte, i trattati matematici di Omar Khayyam, le opere di Averroè, di Sharif Hussein e di tanti altri.